Camminando in mezzo a quella coltre biancastra che ora invade tutto l'atrio, ti dirigi verso il salotto dove hai lasciato Robby davanti alla TV. L'apparecchio è sintonizzato su un canale disturbato che emette un flebile rumore bianco. Robby se ne sta lì, con lo sguardo fisso, perso in chissà quale pensiero. Sulla pelle chiara è visibile il riflesso delle immagini, come se quelle luci lo stessero accarezzando con avidità. Poi, all'improvviso, la bocca del bambino si spalanca. «Sta arrivando!» dice terrorizzato. Lo sciame di puntini luminosi sullo schermo si blocca e un volto spaventoso si forma dal nulla. Robby si alza e azzarda qualche passo. «Robby urli!» Ma il bambino sembra non sentirti. «Giro, giro tondo!» dice con una cantilena agghiacciante. «Casca il mondo!» Casca la terra, tutti giù per... Beh, che dire, io ho già i brividi a leggere l'intro. Di Demoniache Presenze, scritto da Fabrizio Fortino e edito da Librarsi, come libro game è decisamente peculiare, perché non sono tanti quelli che affrontano i temi dei film horror, tanto in voga sullo stile degli anni 80 e 90, per intendersi, Poltergeist... e molti altri sul genere. Noi chi siamo? Noi siamo Emity, una giovane babysitter che, nonostante le voci su quella magione infestata circolino in città da molti anni, ha deciso di andare ad accudire il piccolo Robby. E sì, ma che cosa ci sarà male a guardare un film horror tutti insieme? Ma qualcosa comincia ad andare, diciamo, non nel solito modo, con popcorn e tante risate. Robby, il piccolo bambino, sparisce e voi vi ritroverete catapultati letteralmente in un incubo a occhi aperti. Scordatevi assolutamente scontri, utilizzo di poteri magici o quant'altro. Voi siete una quattordicenne che si ritroverà immersa in un delirio e allucinazione continua. La vostra peculiarità è che però avete la capacità di spostarvi fra il piano della realtà o di superare il velo e venire catapultati in una sorta di parallelo demoniaco del piano reale. Certo, ogni volta che farete ricorso a questa abilità speciale, la vostra sanità mentale comincerà a incrinarsi sempre di più quando arriverà a zero. Sarete completamente spazzati e spaccati. Quindi, essenzialmente, ricorda molto anche le vecchie avventure grafiche punta e clicca. Essenzialmente è una lettura esplorativa per scoprire oggetti, enigmi, perché ce ne saranno parecchi, alcuni anche abbastanza tosti. Per riuscire ad andare avanti e arrivare a uno dei finali, si spera non uno dei troppi tragici. L'atmosfera, senz'altro, è quella che la fa da padrone. Angoscia, terrore e la sensazione di essere braccati e cacciati da qualcosa di sovrannaturale. La scheda è molto minimale, avrete solamente i punti sanità mentale e una lista di oggetti che potrete portarvi addosso, spesso fondamentali per proseguire la lettura. Piccola chicca, il Demoniache Presenze all'inizio era nato come corto presentato sul concorso edito dalla Libro Games Land. In questa versione ovviamente è stato ampliato con molti più paragrafi e molte più descrizioni. Beh, io fossi in voi adesso, spengerei la televisione, mi armerei con la vostra torcia e proverei a uscirne con la mente intatta.